Ora vi faccio vedere cosa sta succedendo su alcune modalità PvE del gioco. In questo caso siamo su infetto. Cosa stanno facendo alcuni giocatori? Stanno aggirando il gioco e prendendo invece di averci la palla di neve e il coltello, hanno un mitragliatore. Quindi tu ti trovi contro gente con la mitragliatrice anziché con la palletta di neve. Allora io stavo, ho iniziato, adesso ricominciamo un attimo che cioè il gioco è registrato. Allora c'è un timer qui inizialmente, 9, 10, 9, 8, ok. Quando il timer finisce c'è un secondo timer dove viene scelto il primo infetto. Se voi guardate in alto a destra, a sinistra, in alto a sinistra, c'è 17-0. Sarebbe 17 soldati contro 0 infetti, perché il gioco lo deve scegliere il primo infetto. Infatti c'è, vedete, un ulteriore countdown, 10, 9, 8, e alla fine ci sarà il primo infetto. Ora, quando io ho visto questo qui che faceva la prima volta, all'inizio, lui scavalca, io pensavo che aveva lasciato il joystick, il controller appoggiato da qualche parte, andato al bagno. La levetta è rimasta schiacciata, lui ha scavalcato il filo spinato ed è morto. Quindi pensavo, ha lasciato il gioco. Invece lo rifà, perché io, se mi dici, lo riguardo, lui lo rifà uguale. Cosa vuoi dire? Voglio dire che lui arriva qui, poi scavalca, quindi vuol dire che lui ha premuto il tasto scavalca, cioè ha premuto il quadrato, quindi è il giocatore c'ha il controllo, quindi l'ha voluto fare per forza questa cosa qui. E qui ho cominciato a dire, ma perché vuol morire? Entrando lì dentro, perché la zona vi faccio rivedere, la zona della mappa è la fine del filo spinato, cioè nel filo spinato c'è la mappa giocabile, dopo il filo spinato c'è la mappa rossa dove tu, se stai fuori per 5 secondi, muori. Infatti vedete, lui muore, diciamo, avvelenato. Ora lo rifà, quindi qui capisco che lui ci ha fatto apposta, e quindi mi domandavo, perché muore apposta? Se voi guardate gli infetti adesso, 17-0, 1, 2 e 3 subito sono quelli che sono morti fuori dalla mappa, subito in 3. E non so per quale motivo, come hanno fatto, si sono, morendo in questa maniera, cioè mentre muori durante il countdown e dove c'è la prima accettazione, il primo infetto scelto al gioco, tu sei morto fuori. Non so perché lo riescono ad avere quest'arma, il fucile mitragliatore. Adesso il gioco continua qui. Se voi infatti vedete qui a sinistra, guardate, a sinistra ci sono il verde e il rosso. Ci sono chi uccide chi muore, il verde chi uccide, il rosso chi muore. Se voi guardate il verde sono quelli che fanno parte della mia squadra, i rossi sono gli avversari. Ora andiamo. Guardate, il rosso vuol dire che è un infetto, l'infetto è soltanto una palla di neve, quindi ci deve essere il disegno della palla di neve o del coltello. Quindi o viene il verde, il rosso, cioè il rosso uccide il verde o con la palletta di neve o con il coltello. Lì invece c'è un mitra, c'è un fucile. Non è possibile, perché non ce l'ha proprio in dotazione. Quindi questo qui, Rain, c'ha l'arma. Andiamo avanti. Io non ci capisco, continuo a giocare. Ecco, vedete, c'è la palletta di neve. Questo qui l'ha ucciso con la palletta di neve. Così deve essere, ma non ci deve essere il mitra, perché il mitra non ce l'ha nemmeno i soldati, perché i soldati hanno la pistola e il fucile a pompa. Cioè il mitra non ce l'ha proprio nessuno, non c'è nel gioco il mitra, non c'è proprio come scelta. Quindi loro hanno creato il gioco in quella maniera lì, dove avete visto all'inizio, giocando contro i soldati normali giocando con il mitra. Ok, andiamo avanti. E qui ancora non mi ero reso conto. Eccoli qui, stanno sentite il rumore dello sparo? Questo sta sparando non col fucile a pompa, perché il fucile a pompa c'ha dei colpi scanditi, fa pum pum. Questo spara, andiamo un attimino indietro. Questo spara. Sentite il rumore? Quello è un mitragliatore, oh. Infatti, vedete? Il verde che dovrebbe essere quello che fa parte. Questa è una cosa addirittura strana, perché il verde fa parte della mia squadra e nonostante tutto uccide con il mitragliatore. Quindi anche quello, lui della mia, non solo è quello l'infetto che è morto tramite uscendo la mappa c'è il mitra, ma pure quello che sta nella mia squadra. Quello pure c'è il mitra, vedete come corre? Guardate come corre. Corre con il mitra addosso, non corre con la palletta, perché se non c'è niente sulle mani, c'è il coltello, le braccia sono libere. Guardate come corre. Vedete che c'è l'arma, porta l'arma al fianco? Rumore della mitragliatrice. Quello scende, c'è la mitragliatrice sulle mani. E poi qui mi uccidono con la mitragliatrice. E chi mi uccide? Infatti, se vi guardate a sinistra, no game, mi uccide con l'Holger o G, non so, una delle due.
E quindi questo infetto qui c'ha l'arcia al mitragliatore. E sono in tre. Eccolo qua poi. E qui abbiamo. Sì, ciao. Ci abbiamo la conferma di lui, che sarebbe la mia, la kill uccisione. Eccolo qua. E mi uccide con la. Quest'arma qui non c'è in questa modalità qui. Non solo non c'è quest'arma qui nella modalità, non, ma non ce l'ha né un giocatore né l'altro, non c'è proprio. E non solo, poi guardate la ciliegina sulla torta, guardate come spara, guardate. Guarda. Guarda, non me prende mai, non me prende mai. E, cioè, sta gente qui è pure incapace, è pure scarsa. Quindi hackerano il gioco per averci un'arma che tu non c'è più ucciderti, perché non sanno nemmeno sparare. Guarda che roba, guarda. Guarda, guarda, cioè non spara prima a destra, poi a sinistra, non sa nemmeno sparare. Cioè, capite chi è che hackera il gioco? Cioè, gente scarsa. Comunque, vabbè, a parte questo, volevo farvi segnalare questo hackeraggio qui che sta succedendo sia in questa modalità qui infetto che sia zombie, anche sulla mappa zombie, quella open world, c'è gente che usa mitragliatore. Quindi attenzione, faccio questa segnalazione qui. Comunque, non so se sta guardando, i giocatori erano due, erano Aghe, questo qui... questo qui ha No Game, se lo volete sapere, giusto per, ecco, per farli conoscere sti fenomeni. E poi c'era anche quello lì, Ryan, questo qui, eccolo qua, se lo vedete in a sinistra, quello che uccide il rosso, che uccide col fucile, col mitragliatore Ryan. E fanno i fenomeni così su queste modalità dove c'è gente con la pistola e loro c'hanno il mitragliatore. Complimenti, va bene, ciao ragazzi, alla prossima.